Buonasera, buonasera, buonasera. Eccoci qua. Eccoci qua, sempre da questo splendido Golfo di Pozzuoli, per poterci ancora ascoltare con i momenti belli, ma anche i momenti non belli. E come una grande famiglia della comunicazione, consentitemi di lasciare un saluto a lei che ha fatto una garambata a noi. Grazie Raffaella, sei stata una bella figura, sei stata una persona che ha fatto leggere una parte del nostro vissuto a tutti, ai giovani e ai meno giovani, ha lasciato una signorilità. Quando si dice vivere il corpo, ma viverlo con l'intelligenza della persona nel quale si contempla l'anima. E ancora buonasera, buonasera per ricordarvi che nel groviglio dell'esistenza, della natura, noi devo dare un'eccezione a quello che è stato il mio passaggio della volta scorsa, prima di dare lustro alla mia ospite, la professoressa Geo Palumbo. Un lustro scientifico, ho detto che eravamo troppo numerici, freddi, e invece so che noi siamo abituati a dire qualcosa di amorevole, di parlare di amore. Dimmi qualcosa di amore, come diceva Dirac. Dirac fece un'equazione, l'equazione dell'amore. E questa equazione è un'equazione semplice. Un corpo A e un corpo B hanno energie diverse. Se queste due energie vanno insieme, anche se lontane, 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 come questo infinito, non potranno non contemplarsi con qualche cosa che li tiene insieme. E io con questa Questa parola sarebbe di l'incognita che non incognita, manca mai in bravo, un'equazione. io dico a lei, professoressa, buonasera, 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 buonasera. buonasera. L'universo fatto di immediata necessità. E lei nel parlare delle parole e rappresentarle con le cose, le porto subito alla nostra simbologia della Terra. Ci siamo guardati questo golfo. Me lo vuole rappresentare in quanto tale perché golfo di Napoli e la sua simbologia storica? Perché queste isole calde, chiamate isole delle scimmie, Aspetta, cominciamo diciamo con ordine. bravo a lei. Per citare Plinio, citando il Golfo di Pozzuoli e non di Napoli, dice in puteolano sinu, no? Quindi nel Golfo puteolano di Pozzuoli, procyuta, no? Procida. Procita, che però Plinio spiega il nome di Procida, quindi la parola Procida, lui spiega come profusa, cioè gettata fuori dal vulcano di Ischia. E lei me lo dica come fatto, mi dica che a Procida mi ha invitato per una cosa importante che farà. Io ci voglio Lo essere con lei. dobbiamo già dire adesso. Dopodiché. Benissimo. Allora, Procida il 10 settembre ci sarà un convegno che riguarderà il primo museo delle donne del Mediterraneo, che si chiama Calmana. Un giorno spiegheremo perché si chiama Calmana, che E vuol lei mi ha dire questo invitato. nome. E mi Come ha no? invitato come Come televisione, mi ha invitato no? come suo spettatore, Come? come Cioè, suo sì. allievo. È un evento per il quale abbiamo avuto il patrocinio del Ministero della Cultura di Franceschini. Avremo l'intervento del rettore dell'Università Orientale di Napoli, avremo l'intervento di ambasciatori, rappresentanti delle leghe, dei paesi arabi, del mondo E ebraico. noi ci Insomma, è un pregeremo di incontro esserci molto come televisione. importante. Noi ci pregeremo di essere, lei ci Va ha fatto un bene, regalo e un va dono bene, va eccezionale. bene. Ritornando Comunque, alla nostra ritornando a Procida. Procida, quindi questa etimologia procyuta viene, diciamo, proposta da Plinio, legandolo al vulcanesimo di questo golfo di Pozzuoli e quindi in particolare di Ischia, perché lui chiama Enaria, poi torneremo su questo perché l'Ischia è l'isola dai tanti nomi. Però per Procida c'è un'altra etimologia, secondo me più interessante, che la ricollega a Enea, però non l'Enea personaggio dell'Eneide, cioè personaggio poetico dell'Eneide di Virgilio,
Ma per quella misura in cui Enea è anche un personaggio storico, legato alla guerra di Troia, che per secoli è stata considerata, diciamo, storicamente certa e anzi veniva datata al 1184 Sono il alla suo fine. tecnico, mi dica quando vuole il contributo, perché è necessario che lei faccia vedere quelle immagini fantasiose Sì, e dico solo questo, il nome Procida. Procute verrebbe collegata a una parente di Enea, parente proprio nel senso greco di siun genes, cioè nata insieme, genos stirpe, no? Della stessa stirpe, diciamo così, nata originaria della stessa stirpe di Enea. Se vogliamo vedere il contributo, poi vedremo appunto, spiegheremo più nel dettaglio questi nomi questi che si nomi. Passiamo ricollegano a Procida. al contributo, adesso a voi il nostro contributo. TV Digitale Terrestre 695, terza puntata. Le parole e le cose. Programma condotto da Ciro Scognamiglio. Breve introduzione a Procida, il nome e la cosa. La parola di oggi è Procida. Che cosa vuol dire Procida nelle fonti scientifiche antiche? Che cosa vuol dire nelle fonti storiche? Cominciamo dal nome Procida. Che Plinio intende profusa fuori dal vulcano di Ischia, in puteolano sinu procuta, quia profusa aben aria erat. Nel golfo di Pozzuoli, Procida, detta così, perché era stata profusa fuori da Ischia. Altri invece, forse più correttamente, ne ricollegano il nome al greco procute, che è il nome di un personaggio femminile legato ad Enea, come vedremo. La cosa di oggi è l'isola di Procida, nella sua forma e nelle sue immagini, verso la quale inizieremo un viaggio per cercare di conoscerla nel contesto dei Campi Flegrei. All'estremità settentrionale del Golfo di Napoli, doppiato il promontorio di Capo Miseno, c'è un luogo dal quale la storia di questo tratto di mare sembra incrociare i percorsi più interessanti per comprendere non solo la fondazione di Napoli, ma quell'intreccio culturale assai antico che caratterizza tutta la zona flegrea. Un luogo dove il passato delle terre che vi si affacciano si coglie con un solo, sintetico sguardo, in tutto lo spessore del tempo, l'antica rocca di Cuma. Se infatti salita la rocca di Cuma gettiamo uno sguardo avanti a noi, vedremo, al di là di un piccolo braccio di mare, l'isola di Procida, primo approdo, insieme con Vivara ed Ischia, dei coloni greci in Occidente. Approdo questo che si pone al centro di un incrocio di percorsi che ci consentono di seguire da un lato la fondazione della stessa Cuma e quindi di Pozzuoli di Napoli, vale a dire la prima concreta espansione della cultura greca in Europa, dall'altro gli insediamenti romani in questa regione, che per la sua bellezza e le sue promesse di salute diventerà anche centro di quell'ozium fecondo che aiutò i latini a scoprire le tracce greche dei propri miti culturali. Miti culturali che per secoli influenzarono la cristianizzazione, pur essa antichissima, di queste terre. Procida, oltre ad essere nota con questo nome specifico, era conosciuta come parte, secondo alcune fonti, di un gruppo di isole che comprendeva anche Vivara e Ischia. E forse a tale confusione va ricollegato il plurale del nome Pitecuse. Almeno questa è un'opinione che avrebbero avuto vari studiosi antichi, tra cui uno storico come Tito Livio e un famoso poeta, Ovidio. Quest'ultimo, come vedremo, canta il mito di queste Pitecuse come isole delle scimmie. Dal contributo che ci siamo rappresentati, Ma quello parla il contributo. mi ha portato proprio la parola.
È stata così carina lei a Sì. rappresentarmi, a dire chi siamo, dove Bene. stiamo producendo questo lavoro. La ringrazio e la ringrazio a nome di tutte le Per carità, emittenti. io solamente ritorno a questo concetto di procida perché mi interessa molto questo sottolineare quest'altra etimologia. Come abbiamo visto, si ricollega al cosiddetto altro Enea, cioè l'Enea narrato dalle fonti storiche, non dalle fonti poetiche. E questo altro Enea, che invece Virgilio fa passare direttamente da Capomiseno, dove seppellisce il compagno Miseno, per dare appunto il nome al promontorio, e poi a Gaeta, dove seppellisce la sua nutrice Gaeta, che è Caieta, e che dà il nome a lui. Invece le fonti storiche, in particolare Dionigi di Alicarnasso, dice che dopo aver lasciato il promontorio di Miseno, no? Un porto profondo e bello, lui dice così, poi sbarcarono nell'isola che era di fronte, dove morì questa siungenesso, cioè questa familiare, diciamo, questa che aveva la stessa stirpe di Enea, che si chiamava Procida, Prociute, e la seppellirono e diedero a questo paese, a quest'isola ancora senza nome, il nome appunto di questa donna. Poi, dice, ripartirono, andarono a Gaeta, cioè dal lato opposto, dove seppellirono la nutrice di Enea. Quindi questo personaggio, Prociute, che darebbe il nome a Procida, secondo questa tradizione storica, che ha anche altre fonti alle quali poi attinge lo stesso Dionigi, non nega naturalmente la tradizione virgiliana, ma la rafforza con un personaggio che è anche più importante della nutrice, diciamo, di Enea, però perché è proprio una familiare. E questo aspetto al quale lei sistematicamente mi Mi riporta, scusi se la interrompo, io ho dica. proposto al sindaco di Procida, proprio a proposito di questo fatto, di fare una lapide e di metterla nel posto presunto dove fu sepolta questa donna che diede appunto il nome a Procida, scrivendo proprio le parole, diciamo, di questa fonte greca, in greco e in E italiano, questo ma ci solo in vedrà italiano. lavorare per Questo l'anno della speriamo che lo cultura e faranno, per sì. sperarlo che lo farà. Ma la cosa sulla quale mi affascina richiamarla, gli studi che lei mi sta proponendo in riflessione, mi ha fatto una sollecitazione. Da questo evento luttuoso, di questa terra che questo corpo seppellito in una terra che è Sì. diventata una terra delle donne. Lei me l'ha fatto vedere perché le dicevo, ma questa cultura popolare, territoriale, che cosa va a legarsi poi con quella sua ricerca che ha fatto in tutti questi anni della sua attività di esperta sui quadrilli, quadritti, cioè quadriddo, il quadriddo? Sì. Perché io mi sono affascinato in certe cose, ma lei lo deve spiegare. Sì, il quadrillo è stata l'ultima ricerca che ho fatto su Procida. Veramente è una ricerca che mi ha interessato molto, perché sentivo parlare spesso di questi quadrilli, di queste lettrici, cioè queste donne che riuscivano a interpretare il quadrillo. Cos'è il quadrillo? Il quadrillo è sostanzialmente un reliquiario, cioè un piccolo quadretto, il nome vorrebbe dire piccolo quadro, che al centro ha un ovale di vetro sotto il quale è nascosto un pezzetto di velo nero. Questo è tutto quello che si sa. Poi il quadrillo può essere, diciamo, ricamato, può essere abbellito, può avere delle reliquie di altri santi, può avere tante tipologie. Qui se ne vedono alcune delle più interessanti. Però la cosa che non manca mai è questo pezzetto di velo nero. Allora c'era una tradizione popolare che diceva che questo era il velo della Madonna. E questo Allora, parte da Procida, questo solo a solo a Procida, Procida. si era sicuri che esisteva solo a Procida questa tradizione. Però chi aveva portato poi a Procida questo velo della Madonna, no? Quando era stato portato? Cioè la ricerca doveva essere approfondita sia dal punto geografico, sia dal punto storico, sia proprio, diciamo, nel significato. Allora, la tradizione popolare diceva che era il velo della Madonna, però ho pensato, molto difficile che sia veramente il velo della Madonna, cioè quella reliquia così famosa, no, che sappiamo essere stata portata a Chartres, in tanti altri posti, eccetera. Poteva mai essere proprio il velo della Madonna. Ho pensato piuttosto a una reliquia di contatto, cioè una reliquia, un oggetto che messo vicino ad una reliquia, vicino a un oggetto sacro, ne assorbe, diciamo, la sacralità per contatto. Questo avviene comunemente.
E allora esiste un'icona nell'Italia meridionale, un'icona vecchissima, molto antica, che si chiama appunto icona Vetere, per dire l'icona per eccellenza antica, che è venerata a Foggia, che, per la quale, diciamo, per la quale si fa proprio questo rito del rivestimento con un velo che ogni anno poi viene cambiato e il velo vecchio viene tagliato a pezzetti e distribuito. Quindi ho pensato che questo poteva essere il È questo velo. che lei mi sta dicendo a me e ai nostri spettatori, viene anche da una mia richiesta fatta a lei allo studio su quest'altro lavoro del palinsesto terzo che abbiamo, nel fatto che da giovane mi ritrovai forse con il tempo della mia memoria ad incontrare sull'area di Miseno Certo, ci può una stare. donna che raccoglieva persone. E mi ha suscitato l'interesse, lei me ne ha fatto modo di studiarlo, su Lurdina Quintalina, che erano Sì, due certo. personaggi che sembravano similari alla stessa persona che in mia gioventù incontrai, che diceva delle cose con questo Certo. simbologia. Diciamo che l'aspetto più interessante di questa ricerca, forse l'aspetto veramente più interessante, più umano, è quello che si incontra con questi personaggi, con queste persone, con queste donne. Perché queste donne sono le monache di casa, cioè originariamente soltanto le monache di casa potevano leggere questi quadrilli, cioè potevano interpretarli, le bizzoche, le E cosiddette queste bizzoche. monache di Un casa, momento, da chi li vedevano i ma quadrilli? noi siamo abituati a considerare questo termine bizzoca nella sua accezione ottocentesca, diciamo quasi dispregiativa, cioè una donna che ha una religiosità superficiale, una donna che magari, come dire, sta sempre in chiesa, ma non una. Invece, in realtà, essere bizzocca costituiva uno status per il quale si doveva fare una domanda scritta al vescovo. E tutte queste domande, tutti questi documenti preziosissimi sono nel nostro archivio diocesano di Napoli, perché Procida, naturalmente, anche Procida dipendeva da Napoli. E quindi queste donne, fino al Settecento inoltrato, fino alla metà forse del Settecento, hanno scritto queste domande o si sono fatte scrivere se non sapevano veramente loro scrivere queste richieste. E perché facevano queste richieste queste donne? In realtà essere una bizzocca conferiva ad una donna uno status sociale, diciamo così, accettato. Perché? Le donne quando erano molto povere, per lo più accadeva così, a Procida poi vedremo che non sempre è così, però per lo più le donne quando erano molto povere non potevano pagare la dote, non potevano avere una dote. In Italia fino al 1885 è stato obbligatorio avere la dote, bisognava per forza averla. E diciamo così, c'era la dote anche per diventare monache, non solo per sposarsi, anche per fare la monaca. E Per questi esempio, quadrilli c'erano avevano conventi questo. come Santa Chiara dove ci volevano delle doti altissime per poter entrare. Quindi le donne che non avevano questa dote dovevano rassegnarsi se non si sposavano a vivere sole e avevano, come dire, la malvolenza, il pettegolezzo contro di Sì. loro, perché una donna che viveva sola. Pensiamo che nella Spagna di Franco, ancora, diciamo, nel Novecento, le donne che non si sposavano non potevano andare a vivere sole, dovevano per forza stare a casa del Del padre. padre. È una È cosa una cosa. incredibile questa. E lei mi ha detto ancora di più che sull'aspetto dei quadrilli a cui lei sta facendo il nostro secondo riferimento della serata, c'è stato un aspetto importante perché lei, questi quadrilli a cui io mi ispiravo nella ricerca per arrivare a Sì, lei, perché poi sulla certo. strada. Possiamo, Quando. come dire, lanciare una sorta di appello, perché questi quadrilli che abbiamo trovato, questi nel libro sono una cinquantina, ma sicuramente sono molti di più. Io sarei felice se se ne trovassero altri. E comunque faremo una mostra l'anno prossimo per Sempre Procida Cultura. approccio. Sì, faremo una mostra di tutti questi quadrilli che abbiamo trovato insieme con l'Università di Foggia. Perché c'è un professore dell'Università di Foggia che è uno studioso dell'icona Vetere, perché poi abbiamo detto, abbiamo accennato brevemente, il legame è quello dell'icona Vetere, non abbiamo detto perché. È Perché? importante perché Sant'Alfonso Maria di Liguori, il santo più famoso del Settecento italiano, il santo più popolare, quello che ha inventato, diciamo, le canzoni più popolari del Natale che ancora cantiamo oggi, ecco, si trovò a Procida. Proprio c'era stato il terremoto l'anno prima e lui fu, diciamo, fu protagonista, non solo assistente, fu protagonista di un miracolo.
Cioè lui si fermò davanti a quest'icona vetere, a questa icona antichissima che è chiusa in una piastra d'argento e con un ovale, diciamo, al posto del volto, proprio come il Ma quadrillo. dica Quadrillo è lei, un in figlio virtù di piccolo di questa sua quest'icona vetere. competenza, perché Procida è stata scelta come capitale della cultura? Perché ho Volevo visto che finire lei di spiegare questa cosa di Sant'Alfonso. Allora, Sant'Alfonso, guardavo questo vetro fisso e dopo essere stato, diciamo, in estasi davanti a questo, vide il volto della Madonna. Lui, quindi proprio apparve solo a lui questo volto. Tanto fu colpito da questo miracolo che lui chiamò subito un pittore e si fece fare un quadro uguale, sotto dettatura, come era lui che aveva visto la Madonna. Dopo pochissimo tempo andò a Procida, neppure 2 mesi. Quindi è molto probabile che Sant'Alfonso, sotto l'effetto di questo miracolo, abbia portato questa devozione verso la Madonna Addolorata. Tant'è vero che lui poi fonda proprio una congregazione dell'Addolorata a Procida. Quindi è probabile che il primo tramite tra l'icona vetere e questo culto, diciamo, di Foggia sia stato Sant'Alfonso. E se non è stato Sant'Alfonso, sono stati successivamente i monaci che venivano, diciamo, da Foggia. Questo incarico di lettura del quadrillo era solo delle donne. Sì, Può solo delle donne. avere il quadrillo in regalo da un prete. Molto spesso queste donne lo avevano ereditato da un sacerdote. Questo la dice lunga perché, come dire, il quadrillo è una realtà un po' a cavallo tra religione e magia, no? Perché ne facevano un'interpretazione. Talvolta anche il futuro vedevano in queste ombre che si riflettevano, in queste luci che si vedevano sul quadrillo. Però, prima di tutto, non è mai stato trovato, diciamo, nessun processo, nessuna accusa nell'archivio storico diocesano di Napoli. Ho consultato anche degli storici miei amici, come Gianni Romeo, no? Il più famoso conoscitore dell'archivio diocesano di Napoli. E mi ha detto che non c'è mai stato un processo che avesse riguardato il quadrillo. Ma però evidentemente era una cosa tollerata, tant'è vero che questi sacerdoti spesso li regalavano a queste monache, li lasciavano in eredità a queste monache, a queste lettrici che poi Queste lo lettrici che leggevano. leggevano, E queste lettrici sono le persone più che interessate. leggevano in questo quadrillo? L'ordina, perché? Dunque loro osservavano un rituale interessantissimo, cioè chiudevano le Gli imposte, dica però, accendevano gli una dica ai candela. giovani, perché ne parlavo prima lui, che l'Urdina aveva già letto della morte di Diana. Sì, questa è la cosa più, diciamo, come dire, che prova che quello che si dice comunemente, che no, le lettrici non leggevano il futuro perché il futuro appartiene a Dio e loro si fermavano al presente ignoto. No, questa previsione, diciamo così, della morte di Lady Diana, fatta più di una settimana prima, Dall'Urdina. dall'Urdina ci sono tanti testimoni che a Procida lo ricordano, sfaterebbe questa leggenda che invece dice che si trattava solo del presente ignoto. Questo caso almeno sicuramente riguardava il futuro. Però le donne gli devono soprattutto notizie dei mariti che stavano lontano, dei Quintalina pure figli. lei raccontava. Certo, tutte le lettrici avevano questa sensibilità. Poi io ho intervistato delle lettrici, sono delle storie veramente interessanti. E questo è un fattore perché ha fatto anche Procida cultura nel mondo. Certo, Perché è una questa cosa ricerca culturale. andremo a fare tutti insieme. Perché poi io, avendo trovato questo legame avendo anche tentato di documentare, diciamo, questo legame con Foggia, ho trovato anche, diciamo, a San Giovanni Rotondo, a San Severo, oltre che a Napoli, È a dei Napoli. quadrilli. Però, diciamo, la cosa interessante è che solo a Procida se ne faceva quest'uso divinatorio, diciamo così. Invece a Napoli e a Foggia se ne faceva un uso, diciamo, più regolare, tra E questo virgolette. possiamo salire a Sant'Alfonso e possiamo Certo. risalire anche al fatto che quella terra, mi dica l'inesperto, lo scientifico legato più alla concettualizzazione delle formule che vengono e risolvono, l'impostazione che si è data apposita, terra delle donne che leggono il quadrillo, è dovuta anche al fatto che gli uomini navigavano. Certo, terra delle donne nel senso che diciamo, le donne spesso rimanevano sole,
per molti mesi, non solo senza notizie dei mariti, ma dovendo gestire tutti i problemi che si trovano in una famiglia, acquisti, vendite, malattie, beni, lavoro, tutto loro facevano le donne, soprattutto le mogli di questi capitani, di questi marinai, eccetera. E poi hanno acquisito, diciamo così, soprattutto attraverso questa situazione, una certa importanza nella storia di Procida. Possiamo dire che questa lettura è anche una lettura divina, perché nel 1656 ho letto dai suoi scritti che c'era un rosario. Sì, nel 1656 è il famoso anno della peste di Napoli. E si dice che questo rosario sia stato appunto per la prima volta pronunciato a Napoli nella peste. Però forse il secolo seguente fu portato da Sant'Alfonso a Procida, perché a Napoli non esiste più questo rosario dialettale letto dalle donne. A Procida invece c'è ancora l'abitudine di dirlo, di recitarlo In posti locali di. Sì, loro lo recitano soprattutto nella chiesa, nel santuario della Madonna delle Grazie, che è un po' il luogo simbolo anche di molte lettrici, perché si pensa che c'era una lettrice che veniva chiamata Ding Ding, perché aveva il compito di suonare il campanello nella messa proprio a questo santuario della Madonna delle Grazie. Quindi erano veramente delle donne molto legate a doppio filo alla vita della chiesa. Saltiamolo. Questi 3,4 miglia di mare, il canalone tra Portici a Napoli, e arriviamo con un quadriglio napoletano. Dove? A Napoli io ho trovato una lapide che è stata messa nella chiesa di Santa Maria di Pizzofalcone il 1881 da un certo marchese Celentano, che è stata messa proprio per diffondere il culto della Madonna dell'Icona Vetere di Foggia, questa lapide. E lui fece anche un grande altare in onore della Madonna di Foggia. Purtroppo però questo altare non c'è più perché è stato cambiato. Se oggi andiamo nella chiesa di Pizzofalcone troveremo un altare dedicato alla Madonna del Carmine al posto preciso, cioè guardando l'altare La navata maggiore a centrale, destra. sì, a destra della navata. C'è un altro altare, però c'è ancora la lapide, c'è ancora la lapide di questo marchese molto grande che io ho anche fotografato, perché è come dire, un terminus sacro, cioè un termine a partire dal quale noi possiamo datare i quadrilli napoletani. Questi quadrilli napoletani si legano a Sant'Alfonso in un certo senso, perché? Forse ancora più di quelli procidani. Perché invece di interpretarli come si fa a Procida, quelli di Procida si interpretavano, lo si vede anche dal fatto che sono consumati lungo l'angolo in basso a Sì, destra, no? Dove si teneva in mano. l'ho Invece le letto perché erano lavorati, perché non presi in presi mano, in non stavano mano, non appesi stavano appesi. come Invece teghe. quelli di Napoli stavano appesi, però si doveva pregare guardando fissamente questo pezzetto di velo nero e sarebbe apparsa la Madonna, cioè proprio come è E apparsa lei mi ha a detto che io non mi Sant'Alfonso. dovevo preoccupare, abbiamo 5 minuti di spazio, ci velocizzeremo. Lei mi ha detto che non mi dovevo preoccupare quando mi sono ricordata di quella lettrice nella mia lontana gioventù a Capomiseno, Perché la sposta, quale spesso certo. usava anche l'olio e il piattino. Che Sì, cos'era? perché per queste Perché le bidò, queste pregava. monache di casa, queste lettrici, a volte avevano anche blandi poteri di guaritrici, cioè facevano queste, per esempio, quello che si dice o solo un cap, una cosa che si fa a Pozzuoli, anche si fa a Procida, cioè quando uno ha preso una sorta di insolazione, loro pronunciavano delle parole un po' magiche, oppure mettevano le gocce di olio nell'acqua e dalla forma che prendevano si interpretavano, oppure il piombo, per esempio, nella notte di San Giovanni. Cioè, diciamo che questa religione delle cose è stata una religione che come dire, ha affiancato il cristianesimo tradizionale per secoli e secoli. Lei oggi ci ha portato due parole. Le parole delle cose, allora le possiamo rappresentare. Procida in quanto Procida, e poi l'altra parola era rappresentata dal quadrillo, Quadrillo, certo. quadrino. Ma adesso io le faccio una provocazione. Ricordavo, a suo tempo che diceva Marco Aurelio, me lo ricordi lei, quando diceva non guardare il bene degli altri, ma guarda il tuo bene, quell'osservazione, non stare a guardare ciò che non ti appartiene.
Ma noi ricercatori facciamo il contrario di quello che ha detto Marcarelli. Certo, perché tutto ci appartiene, il mondo ci appartiene e ci appartiene soprattutto l'interpretazione che vogliamo dare del Esatto, è mondo, il l'uso nostro punto di dell'interpretazione. vista. Mi chiami al nostro saluto. Abbiamo L'interpretazione lasciato quella cosa appesa dell'isola di Pitecuse, lo che. vogliamo Lei è quello, che dire. cos'è l'interpretazione dell'isola di Pitecusa? Dunque, accanto a questa interpretazione tradizionale, suffragata soprattutto dalla fonte di Ovidio, il poeta latino famoso, no? Che cita Dante nel cartello degli Spiriti Magni, dice io fui sesto tra cotanto senno, quindi era un poeta famosissimo, che dice appunto questa cosa delle scimmie, siccome nel libro delle Metamorfosi lui spiega queste trasformazioni, quindi la trasformazione di uomini che sarebbero stati trasformati in scimmie, che sarebbero poi state viste in queste isole di Pitecusa, che però, diciamo così, dall'interpretazione Ovidiana sembrerebbe più Procida Vivara che Ischia, perché lui dice Inarime, che è proprio il nome di Ischia, uno dei nomi di Ischia, e poi Procida. Quindi, però alcune fonti, invece, diciamo, alcuni studiosi ricollegano, diciamo, l'etimologia a Pitoi, Pitoi in greco, che sarebbero quelle grandi anfore, quei grandi vasi, quindi non Pitecus, non l'isola delle scimmie, no? Potrebbe, E mi diciamo, dica, essere, ma l'isola delle si posso grandi permettere di dire anfore. un'altra cattiveria che Sì. le ho detto quando stavo a studio? Ho detto, professoressa, ma c'entrano l'isola delle scimmie del Golfo di Gibilterra, la rocca delle Direi di scimmie? no, direi di no, No, lo direi di no, diciamo di no, direi perché di no. questo fatto che stanno quelle scimmie poste Direi là di no, hanno un direi di altro no. significato. Potremmo viceversa ricordare, per esempio, i navigatori che andavano in America, diciamo, nei primi anni del XVI secolo e vedevano gli abitanti dell'America. Loro, per esempio, non avevano mai conosciuto le grandi scimmie, cioè i gorilla, no? Avevano conosciuto soltanto le scimmie piccole, quelle che si conoscevano Per nell'antichità. cui Allora magari vedevano questi in uomini da questo lontano soffrire mi deve così. Prego, scusare se io la faccio soffrire nel prego. momento in cui la interrompo. Lei mi ricorda un mio professore di impianti nucleari che diceva: mettetemi tutti i ragazzi nella stessa classe, io faccio un'unica lezione per 6 ore. Io purtroppo sono costretto da palinsesto a Non ci interrompere, preoccupi, non ci preoccupi. però so che potrei farla parlare giornate intere, giornate intere. Vada alle sue conclusioni. Io mi ritrovo già a raccontarmi con un saluto, ma il saluto lo voglio lei e predisponga l'incontro susseguente. Su cosa ci farà Se sognare? dobbiamo soffermarci ancora su Procida, possiamo Su Procida. naturalmente commentare Ci faccia tantissime cose di sognare. Procida. Possiamo immaginare, descriverla per esempio come popolatasi progressivamente dopo la battaglia di Lepanto, diciamo così, dopo la vittoria Perché contro noi i ci vogliamo essere in Saraceni. questo anno insieme a lei, Certo, come vogliamo no, lavorare a certo. fianco a lei. Possiamo spiegare l'architettura delle case di Procida che man mano che si scende dalla terra murata E viene dalla terra costruita. murata, saluti i Sì, suoi certo. dalla casa sua, perché lei sta quasi a fianco alla No, terra io non so la terra murata, io sto a a Faro, Faro, per cui però diciamo dalla terra murata si si vede vede il Faro nell'altro, diciamo, in un'altra punta di punta di Procida. Procida. Un'altra punta di Procida. Certo, facciamo un saluto e possibilmente ci incontreremo a Procida quando facciamo la mostra sui quadrilli, quando facciamo questo convegno importante sul Museo delle Donne, quando facciamo le presentazioni. Adesso, per esempio, martedì prossimo faremo, alle ore 19, dopo di questa trasmissione, faremo la presentazione dell'ultimo libro che presentiamo, i libri antichi di Procida, che abbiamo fatto una E al serie. mio pubblico, al nostro pubblico, e ringraziamento al nostro direttore, coordinamento di questa redazione. Quando per Procida vedete una professoressa con un cappello bellissimo, una bella signora che ci gira, che tutti vogliono chiedere, sì, è una delle più esperte. Mi vanto di esserlo un suo amico e sono onorato di esserlo. Vi ringrazio a nome di tutta questa emittente. Al prossimo martedì. Buonasera, saluti Buonasera, buonasera a tutti, grazie a Buonasera, voi per buonasera. darmi questo spazio. Buonasera a lei, grazie, Grazie a tutti grazie, grazie. quanti.